Sandro da Milano, vai, Sandro da Milano. Diglielo. Sandro, chi è? Diglielo, chi è? Tua madre, tuo nonno, chi è? Nonno. Tua moglie, chi è che ha detto? Diglielo però, diglielo. Posso parlare? Sì, dimmi Sandro, dimmi. Sì, allora io volevo dire una cosa. In merito alla liberazione, nel 1945 abbiamo decretato la fine della Repubblica, perché è stata un'occupazione, e questa è una cosa. Poi in merito... Scusi? In merito ad Alan Friedman, sì, perché sappiamo tutti come abbiano orchestrato la nascita di Hitler, eccetera, chi? Mussolini, eccetera, eccetera. Chi l'ha orchestrato? Sì, aspetta. Nuremberg è stata una farsa, è stata tutta una farsa. No, non ho capito, cioè, chi è che ha orchestrato? Aspetta, calma, con calma. Stasera, ma... Se mettete mezz'ora di minchiate e 3 minuti di intervento, io non riesco a dire quello che devo dire. Ma Sandro, scusami, non ho capito chi se l'ha inventato. Hitler e Mussolini, scusa, chi ha inventato Hitler e Mussolini? Non ho ancora capito. Ma come chi li ha inventati? Sono gli stessi potentati che ci stanno facendo fallire. Dopo 2 anni di pasta pandemica, che i bambini stanno infartando di miocarditi, pericarditi, ictus e tutto il resto. Che collegamento c'è tra le miocarditi, la pandemia e la nascita di Hitler e Mussolini? Questo è interessante, però. Cioè, qual è il collegamento che c'è tra le miocarditi? Allora, innanzitutto devi andare a ricercare le radici del nazismo, nell'esoterismo, eccetera, eccetera, dove faceva parte di Hitler, eccetera, eccetera. Chi è che c'era dietro Hitler, che lo sovvenzionavano i banchieri, gli stessi banchieri che ci stanno facendo fallire. Sì, Carlo. Cioè, hai e non c'è poco da dire, Cruciani, perché quando andiamo nella merda ci capiterai anche tu. E poi volevo dire a Parenzo, che differenza c'è tra l'Ucraina, che ha massacrato gli ebrei? Parenzo si deve... mi fate parlare. Sì, un attimo solo, Sandro, un attimo solo. Hai detto una frase fondamentale. Hai detto Hitler e Mussolini sono stati creati dai banchieri, giusto? No, Hitler lo sponsorizzavano alla grande, i Dulles, i Warburg, fallo scannare da Carlo Magno, e tutta quella gente lì che adesso ci sta facendo. Sandro, scusa, mi sto cercando di far capire alle persone. Allora, le stesse persone che hanno creato, Hitler, cioè i vari, le grandi famiglie finanziarie, alcune grandi famiglie finanziarie, sono le stesse, tu dici, le stesse famiglie. No, non lo dico io, lo dice la storia. No, lo dice la storia, adesso calma. Ma come cazzo fa a far volare una flotta di aerei e di navi per 5 anni senza avere un cazzo di un grammo di benzina, di un chilo di benzina, che non è un paese produttore? Detto questo, Sandro, è interessante come cosa, se ti fai guidare da me arriviamo a capire meglio. Allora, Sandro da Milano sta dicendo che ci sono un gruppo di famiglie che ha creato Hitler, che sono gli stessi che adesso hanno creato una falsa pandemia. Ho riassunto bene, Sandro? Ma certo, se tu vai a vedere il sito di clivaggio della Furina, che il sito di clivaggio della Furina, vai a vedere con le cifre, vai a vedere sta merda che Parenzo ha sponsorizzato. Parenzo sicuramente non è intelligente, ma è molto istruito. Se lui non ne può non sapere queste cose. Mi scrive un autorevole dirigente del gruppo Sono sconvolto. E poi volevo dire una cosa. Parenzo dovrebbe Aspetta un attimo, non lo trovo. Caro David, sono sconvolto dagli interventi degli ascoltatori riguardo vaccini e la seconda guerra mondiale. Giuseppe è il catalizzatore della follia nascosta del nostro paese. Fa paura. Aspetta, per l'arbor di mezzo. Aspetta, questo è importante.
queste porrate, per l'arbore forte, portate. Che è successo con per l'arbore? Che è successo per l'arbore? Ma ascolta, non fate gli spiritosi. Se ignoranti, per ridere un conto. No, ma se non conoscete la storia che gli americani abbiano messo una flotta lì per provocare i giapponesi e sapevano benissimo che avrebbero attaccato e gli hanno buttato due atomi che con la finita, ok? Questo è fascismo, va bene, o comunismo. A proposito, Parenzo, dove sei? La scuola di Capri dove ha studiato Lenin? Questa domanda che volevo fare. E volevo dire un'altra cosa. Alla scuola di Capri dove ha studiato il suo amico Lenin, sempre della storia delle famiglie. Perché Lenin è di famiglia ebraiche pure lui. Guarda caso dove c'è casino, come Mulino Bianco c'è casa, ci sono loro, no? Va bene, lasciamo perdere. Ma questo è un antisemita di primo livello. Il denaro creato dal nulla, zio. Chi stampa soldi dal nulla. Poi volevo dire una cosa, l'ultima. Cosa vuoi stampare soldi dal nulla? Quanta confusione ha in testa questo signore? Cosa vuol dire chi stampa denaro dal nulla? Imbecille! Aspetta, però. Sì, certo, non puoi non ti incazzare, Davide. Argomenta con gli argomenti, non con le parole. È difficile, però, scusami, Sandro. Permetterai che argomentare da uno che parte da Hitler è finanziato dai finanzieri e dai grandi famiglie eccetera, arriva la pandemia e passa così e un passant tocca anche per l'Arbor, perché secondo te non c'è un filo conduttore che parte da lontano? L'ha detto la figlia di quel destabilizzato di Krauss-Schwab che devono depopolare, lo vuoi capire o no? Che l'hanno scritto, l'hanno anche detto che devono depopolare, l'ha detto Cingolani che la terra si può permettere 3 miliardi di persone. Scusi, posso? Non volete dire queste cose? Il ministro Cingolani vuole ridurre la popolazione. Quella vecchia storia lo sappiamo, però scusami, Sandro. Ma Cingolani, Sandro, ministro, scusami, quando mai? È abbastanza curiosa questa cosa qua. Allora, tu mi sai dire, però è significativo quello che hai detto prima, cioè hai buttato in mezzo un altro nome, a parte Cingolani, credo l'ultimo, il penultimo che hai detto, qual era oltre Cingolani? Schwab, la figlia di Klaus. Ecco, qual è il collegamento tra Schwab e Hitler? Questo è interessante, signor Schwab e Hitler. Beh, partiamo dal presupposto che la comunità europea è stata fondata da ex nazisti. Ok? Come, alcuni padri fondatori sono stati ex nazisti. E Klaus Schwab, siccome se questi si rifanno a una politica malthusiana di depopolamento come Popper, Huxley e tutti i destabilizzati malati mentali, quello che lei si deve, infatti sta male. E lo dicono anche, lo dicono che devono depopolare e la gente si va a vaccinare per farsi ammazzare, capito? Ma io non volevo parlare di questo, volevo dire un'altra cosa. Parlare di queste 3 ore che parli di questo, è 3 ore che parli. No, cazzo, ma per forza 3 ore, non mi fate fare un discorso. Parenzo, 10 minuti che parli. Sì, Parenzo, vai in Palestina dove gli israeliani massacrano gli ebrei, poi vai in Ucraina a difendere le popolazioni, le minoranze. No, c'è una confusione in testa eccessiva. Sì, confusione. Voleva dire i palestinesi, voleva dire non gli ebrei. Okay. Hai capito? Ah, tutto quadra. Va bene, Sandro. Va bene. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Quasi tutto. Ci sarebbe tanto da dire, ma pensano. Ma diciamo un'altra cosa. Aggiungiamo un altro punto, un altro tassello a questa storia. Perché adesso sto casino, allora tutte le crisi finanziarie le hanno create prima le guerre, la crisi asiatica, la crisi dei tulipani, la Lehman Brothers, eccetera eccetera, chi le ha create? Adesso ci stanno facendo fallire, ci stanno facendo sbattere la faccia contro il muro, i suoi vice banchieri, perché non lo dice in quella trasmissione che fa che non guarda? Perché io sono 15 anni che non guardo la televisione, ma mi sembra che lavoro in televisione, Parenzo, perché non lo dice che ci stanno facendo fallire? Perché non lo dice che tutta la fagliata le elezioni? Domani vai da Cairo, vai dalla dirigenza di La Sette, e digli voglio fare un editoriale domani in onda in cui dico ci stanno facendo fallire. Io non leggo culo a nessuno, non mi faranno mai parlare, capito qual è la differenza? Beh, io non sto parlando di nessuno in particolare, io parlo per me. Pazzo. Molto io semplice, sì, non la fanno parlare perché io, lei è una instabile, mentalmente instabile. Sì, anche Gheddafi, anche Saddam Hussein, le armi chimiche dove cazzo erano, Parenzo? Le armi chimiche dove cazzo erano? Hanno distrutto un popolo, hanno bombardato come fanno gli israeliani con i palestinesi. Dove erano le armi chimiche di Saddam Hussein? Dove erano? Mette tutto insieme, mette lui tutto purtroppo. Certo, perché sono 15 anni di storia. 15 anni di storia, Parenzo, quello che non insegnano a scuola. 15 anni in pochi minuti, effettivamente. Non abbiamo detto nulla, però. Sulle guerre puniche, del tuo psichiatra. No, dico, non abbiamo toccato, mi dispiace, per nulla l'argomento del giorno, che è l'elezione di Ignazio La Russa. Chi c'è dietro l'elezione? La Meloni lo sapevano benissimo che doveva essere eletta, ha fatto una finta opposizione, parlate di fascisti, ma non parlate di due anni di nazismo, gente che si è dovuta ammazzare. Una risposta per tutto. Sì, due anni
segni di nazismo non li avete visti? Ma lei lo sa che oggi non me ne frega un cazzo, ma lei lo sa che oggi a fare i burattini di quelli che c'hanno i soldi. Ma lei lo sa che oggi Draghi è andato a cena da Macron a Parigi? Vabbè, adesso questo è andato a cena. Sì, è stato anche da Kissinger. È stato, ha preso il premio da Kissinger. Quello che magari aveva la moglie di Moro, aveva avuto qualche remora nei confronti di Kissinger. Se per quello Draghi è andato da Kissinger. Tutta collegata. Vogliamo fare un collegamento tra l'omicidio Moro e la pandemia? Bellissimo. Collegamento tra l'omicidio Moro e la pandemia. Che collegamento? Ecco, mi scrivono che mancano le torri gemelle. Allora Parenzo deve sapere, che sicuramente lo sa, che Moro aveva cominciato a stampare soldi. Aveva fatto il lodo Moro, un segreto di Stato, aveva cominciato a stampare 500 lire. Il collegamento con la pandemia, ma il collegamento con la pandemia qual è? Dammi il collegamento con la pandemia. Non fai parlare mai, scusa. Una persona a posto non può essere lì. Quei coglioni che vanno a votare pensano di votare una persona che faccia i loro interessi. Sì, ma la pandemia, il collegamento tra Moro e la pandemia, questo è curioso. Ci puoi arrivare, ci puoi dare delle Siamo governati da criminali a partire dalla guerra di Spagna a Cartagine e Roma. Siamo governati da criminali, da psicopatici criminali. E questo l'ha detto. Psicopatico è la parola giusta. Psicopatico è la parola giusta. Bravo, vedi, psicopatico. Sì. Meno male che sai cosa voglio dire, meno male. Lei meno è uno psicopatico, esatto. Tu hai sulla coscienza migliaia di bambini morti, maledetto demone adesso, che non sei questo, altro. Questo, Dio ci avrà in gloria sottoterra, però. Questo mi sembra troppo. La ringrazio, Sandro, di queste preziose lezioni. Alla prossima, grazie mille. Buona vita. Grazie. Vogliamo proporti.